si inizia con la sfida tra Mobiliere Ponsacco e Ostia Mare Calcio. Il numero 4 che allarga sull'11 De Cenco, il cross sul secondo palo, lì ci deve lasciarla scorrere, verso il numero 10, palla al centro, filtra oltre tutti. Siamo a 14 uomini in area di rigore, tutti praticamente in area piccola. Pronto a partire il capitano, palla sul primo palo, c'è il tacco fantasioso, che se la vuole anche andare a riprendere, lo scambio in lob, poi che roba di Mencagli, che lancia il contropiede dei Mobilieri, Bellucci che salta il numero 6, può allargarla a destra per Mencagli, al limite dell'area, sul destro, Mencagli al lato! Da Succi, Succi prova a puntare Licci, se la mette sul destro, palla sul secondo palo, il colpo di testa di Roberti da situazione relativamente libera. Giovanni che va da Mencagli lungo la sinistra, la palla resta in gioco, arriva l'anticipo, poi la palla carambola in laterale, ammonizione nei confronti del numero 6 ed è il secondo giallo, credo. Se è il 6 potrebbe essere il secondo giallo ed è lui Santo Vito espulso. Lunghi pronto a battere, uno solo in barriera, palla sul secondo palo, il colpo di testa non ci arriva né Mencagli né Vanni, entra senza difficoltà nella metà campo avversaria, ancora il numero 2 che va sul secondo palo, Fratini la rimette in gioco, tutti lì nel salvataggio, poi Vanni! Giacomo! Vanni! Al limite dell'area Zaccagnini in porta, respinta, la tiene lì, ancora verso Jack, cerca la pressione avversaria, la trova adesso, poi dietro ancora per Bellucci, al limite dell'area, Bellucci sfiora l'incrocio dei pali, arriva il fischio, parte Succi, la respinta, la palla rimane lì, nessuno che la tocchi, l'arbitro era lì vicino, Marcucci la va a prendere, poi ancora la palla scivola verso Zaccagnini, torna da Agnieri, torna da Zaccagnini di nuovo, fa bene, sponda Zaccagnini in area di rigore, prova a girarsi, toccato, non c'è nulla, Pernieri torna a segnare. Adesso è 3 contro 3 con Mencagli che va da Carli, gliela chiama Agnieri, ancora Carli al centro, respinge il pallone, eccolo qua, sul primo palo, poi la tocca via De Vito, prova a puntare Dennis Rossi, se la mette sul mancino, Roberti finisce in area di rigore e penso che sia arrivato l'ammonizione per il numero 9, infatti l'arbitro non la concede, finisce qua, Mobiliere Ponsacco 2, Ostia Mare 0.